E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare delle novità che sono state annunciate ieri riguardo la prossima stagione e il DLC Ombre dal Profondo, grazie ai due video che sono stati rilasciati da Bungie per il Gamescom. Ieri pomeriggio, infatti, sul canale di Destiny sono stati pubblicati due video, uno riguardante l'espansione in sé, Ombre dal Profondo, e alcune novità che non erano ancora state annunciate, mentre l'altro incentrato sulla stagione dell'Intramontabile, prossima stagione che vedremo iniziare il 5 ottobre. In questo video, quindi, andremo prima ad analizzare le novità riguardo la stagione, per poi incentrarci su quello che abbiamo visto nel video di Ombre dal Profondo. Partendo quindi dalla prossima stagione, questa si chiamerà Stagione dell'Intramontabile e inizierà il 5 ottobre. Chi gioca da parecchio avrà sicuramente riconosciuto il trailer che è stato pubblicato ieri, trailer che era stato leakato ben 5 anni fa e che inizialmente si pensava riguardasse un'espansione di Destiny 1. Finalmente questa cinematica ha trovato una conclusione e sappiamo che si tratta della cinematica che annuncia appunto la prossima stagione di Destiny 2. In sintesi comunque, in questo video assistiamo al vero e proprio processo di creazione di un Vex e quindi alle reazioni dei meccanismi che vengono in contatto per la prima volta con il fluido radiolare. Un dettaglio che possiamo subito notare da questa cinematica è che questo processo di creazione sembrerebbe avvenire all'interno del Pyramidion, come possiamo vedere dalle strutture particolari sullo sfondo. Inoltre, inizialmente i Vex sono immersi all'interno di un lago, lago che potrebbe essere quello che viene nominato da Ashermir durante l'assalto del Pyramidion. Location che quindi potremo ritrovare nella prossima season. Proseguendo però possiamo vedere come un'armata di Vex attraversi un portale per teletrasportarsi direttamente all'interno del Giardino Nero. Per chi non viene da Destiny 1 o comunque non è informato sulla lore di Destiny, il Giardino Nero è il cuore dell'attività Vex, luogo da cui appunto sono stati originati. All'interno infatti del Giardino Nero troviamo un'immensa armata di Vex quasi fossilizzati, rimasti lì da tempo immemore. E nel frattempo quella che sembra essere la voce di Cora Ray ci dice che i portali sono aperti, che i Vex stanno arrivando e che faranno di tutto per proteggere il Giardino Nero. In sostanza quindi le informazioni a livello di gameplay e di gioco che possiamo ricavare da questa cinematica sono secondo me riguardanti l'endgame. Alcuni leak ci avevano già annunciato che il raid di questa prossima season si svolgerà all'interno del Giardino Nero e che il boss sarà Curia, la mente Vex, resa corrotta da Savathun. Di conseguenza la conclusione a cui siamo arrivati a livello di gameplay e di storia è che i Vex entreranno direttamente a far parte del gioco in un secondo momento, quindi molto probabilmente all'iniziare dell'endgame. Anche se tuttavia la loro presenza non sarà nascosta all'interno della campagna, dato che come possiamo vedere da questa immagine leakata, il logo appunto della campagna sarà proprio quello dei Vex. Per quanto riguarda invece i nemici che incontriamo sulla Luna e gli incubi che appunto ritornano dal passato, questi secondo alcuni rumor dovrebbero essere delle simulazioni che Curia è stato in grado di creare utilizzando i poteri dei Vex misti a quelli dell'Alveare. Sapendo inoltre che i poteri di Curia gli sono stati donati da Savathun, è facile intuire che l'esercito dell'Alveare sia in qualche modo alleato con i Vex e che di conseguenza tutta la campagna sia incentrata sul raggiungimento della protezione del Giardino Nero e quindi della sconfitta totale di Curia come boss del nuovo raid. Piccola parentesi, essendo Curia stessa la causa della maledizione che affligge la città sognante, questa potrebbe interrompersi al completamento del raid. Di conseguenza, rigordi logica, tutte le attività riguardanti le corruzioni della città sognante dovrebbero essere impossibilitate. Tuttavia, bisogna vedere come Bungie ce la vorrà giocare. Passiamo ora ai dettagli un po' più tecnici che possiamo ricavare dal trailer riguardante appunto l'espansione Ombre dal Profondo, che vi ricordo uscirà il 1 ottobre. Oltre ovviamente al ritorno di vecchi nemici sotto forma di incubi come Crota, Omnigul e Ghaul, analizzando un po' più nel dettaglio il trailer siamo riusciti a ricavare alcune nuove armi esotiche, armature esotiche e novità in generale sul gameplay. Elemento che era già stato annunciato e approfondito da Bungie è quello delle finisher, in grado appunto di finire un nemico e darci dei piccoli vantaggi. Come sappiamo potremo scegliere diverse finisher all'interno del gioco e nel trailer ne abbiamo viste di nuove e di vecchie. In generale abbiamo anche notato come all'interno del trailer vengano utilizzate armi e armature dell'anno 2 e 1. Questo infatti verrà reso possibile dal nuovo sistema delle armature e dal fatto che tutte le armi verranno portate automaticamente al 750 di luce, anche quelle riguardanti l'anno 1. Ma passiamo ora ai dettagli un po' più succosi, ovvero quelli riguardanti le armi e le armature esotiche. Per quanto riguarda le armi esotiche, ne abbiamo individuate 5, che andremo adesso ad elencare. Abbiamo innanzitutto visto il ritorno del Monte Carlo, fucile automatico esotico proveniente da Destiny 1, e quella che sembrerebbe essere per ora l'unica arma che appunto faranno ritornare.
Per quanto riguarda invece le nuove armi, possiamo praticamente confermare la presenza di un lanciarazzi esotico a vuoto. Nella sequenza infatti in cui i guardiani combattono contro Savathun, viene sparato un colpo con questo lanciarazzi, colpo che sembrerebbe dividersi a mo' di bomba nova, e quindi rilasciare tante piccole sfere da vuoto che vanno a colpire il nemico. Ovviamente per quanto riguarda i perk di queste armi, stiamo solo speculando riguardo quello che abbiamo visto, non possiamo esserne sicuri. Al contrario invece di quello che sappiamo riguardo alle armature esotiche, alcune delle quali sono state già pubblicate con annessi perk. Abbiamo inoltre rivisto un'arma che si vedeva già all'interno del VDOC che è stato presentato all'inizio dell'espansione e che è stato descritto come un arco esotico pesante. Quest'arco infatti non sarà come tutti gli altri, ma sarà in grado di sparare delle granate a mo' appunto di arco. Arma che sinceramente vedo molto interessante, ma che non saprei in quale modo possa essere applicata al gameplay. È stata inoltre riproposta una mitragliatrice esotica, arma che per chi segue pagine di effetti speciali era già stata ufficialmente annunciata da un gruppo che appunto l'aveva riprodotta fedelmente e che era in collaborazione diretta con Bungie. All'interno di questo video si vede la mitragliatrice sparare dei colpi con una cadenza veramente molto bassa, il che ci fa pensare che magari il suo perk ci permetta di caricare alcuni colpi e di spararli a mo' di cecchino. Come ultimo inoltre abbiamo visto un nuovo fucile laser ad arco. Tuttavia, essendo il quarto fucile laser e essendone già presenti uno per ogni elemento, non è sicuro che si tratti di un'arma esotica. E inoltre non sappiamo quale possa essere il suo perk. Passiamo ora alle armature, ci vogliamo un attimo soffermare su questo frame in cui possiamo vedere quelle che potrebbero essere le armature del Raid, intuibili dal fatto che somigliano abbastanza a quelle della Volta di Vetro e che si ritrovano quindi a tema Vex. Per quanto riguarda invece le armature esotiche che sono state annunciate ufficialmente, queste sono due: le gambe per titani Phoenix Cradle, che non so come verranno tradotte in italiano, e il cui perk va ad applicarsi al martello di Sol, sarà totalmente in relazione alle macchie solari. Infatti attraversando le macchie solari riceveremo un bonus doppio del perk Guerriero Solare, che per chi non lo sapesse ci permette di aumentare la velocità di caricamento di abilità e granate. Inoltre, se i nostri alleati passeranno attraverso una macchia solare, riceveranno anche loro il benefit Guerriero Solare. Armatura che in generale ci dà un piccolo vantaggio, ma che alla fine è abbastanza limitata. Il secondo pezzo è invece Assassin's Cowl, letteralmente la coppa dell'assassino. Casco esotico per i cacciatori molto simile alla maschera monocchio, anche se in confronto decisamente limitato. Il perk di questa armatura infatti ci permetterà, una volta effettuata un'uccisione con corpo a corpo o con una finisher, di diventare invisibili e ci recupererà inoltre una porzione di salute e di scudo. Come già detto, un effetto molto simile a quello della maschera monocchio per i titani, ma decisamente più limitato in quanto riguarda solamente i corpo a corpo. Ultimo ma non per importanza, andiamo a parlare di una nuova attività che è stata leakata riguardante appunto Ombre del Profondo. Attività che si chiamerà Caccia all'Incubo. Questa sarà un'attività cooperativa e richiederà un team di 3 persone. Sarà abilitato il matchmaking e ne sarà annessa una sfida settimanale, che quindi ci fornirà armamento potente. Non sappiamo di cosa si tratti ancora precisamente, ma nell'immagine che è stata leakata ci viene richiesto di distruggere il guardiaporta Zydron. Inoltre possiamo vedere come l'attività sia presente in più difficoltà, Adepto, Eroe e Leggenda, e come siano annessi nuovi modificatori, come per esempio il Tormento di Zydron. Inoltre da questa immagine possiamo pressoché confermare quello che ormai si pensava da tempo, ovvero che il cap della prossima espansione sia il 1000 di luce, in quanto il livello più difficile è quello del 950. Concludiamo quindi così questo video riguardante le novità di Ombre del Profondo. Mi raccomando, rimanete aggiornati per qualunque notizia uscirà riguardante appunto l'espansione. Detto questo, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, ditelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che sarà tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul. E la tua luce. And me.